Sono Morena Silingardi, sono il vice sindaco del comune di Fiorano, nonché assessore alle politiche culturali con varie deleghe legate a questa, oltre a quella del commercio. Guarda, secondo me è un fatto fondamentale per un amministratore, perché un amministratore secondo me ha anche un diritto dovere di testimonianza e quindi questo fa sì che il fatto di appoggiare tutte le iniziative che insomma possono dare un segnale direzione dell'antimafia, secondo me ti caratterizza proprio anche come amministratore, tra l'altro caratterizza la tua giunta, caratterizza il tuo mandato, il sindaco che dà le linee di mandato che sempre hanno all'interno questi valori importanti, queste linee guida che per noi sono fondamentali. E poi soprattutto è importante perché le istituzioni per prime che spesso purtroppo insomma sono anche al centro di invece collaborazioni di altro tipo che si scoprono magari dopo tempo con indagini magari che arrivano dopo anni eccetera. Se le istituzioni danno segnali forti in senso avverso, secondo me già quello sta a significare che non è vero che tutti i politici, adesso uso una generalizzazione, una banalizzazione, però io ad esempio mi sono trovata spesso a dover puntualizzare che non è vero che tutti i politici sono uguali, no? Perché noi sappiamo benissimo che come politici paghiamo questo scotto, no? Di chi comunque è, non dico corruttibile perché sarebbe senz'altro un termine troppo forte, ma chi può essere, come dire, anche troppo attratto dal potere e dall'utilizzo improprio del potere. Non è così, è possibile che sia diverso. Se noi sosteniamo tutta una serie di iniziative contro la mafia, diamo un segnale forte in questo senso. Quindi io credo che soprattutto ci sia questo valore di testimonianza e di anche di, come dire, di compromissione in senso avverso, no? Cioè, se io continuamente sottolineo quanto siano importanti determinate azioni, è più difficile che venga associata la mia amministrazione a dei valori che non condivido, insomma. E poi io scherzo sempre su questo fatto perché dico, poi magari parleremo dopo di che cosa si intende per la corruzione, parte da piccoli gesti, no? E arriva a delle compromissioni veramente pericolose. Personalmente devo dire che nessuno mi chiede mai questi, cioè diciamo, secondo me le persone per come si pongono già mettono, come dire, delle distanze rispetto a determinati comportamenti. Io sono felice di aver verificato molte volte che questa distanza veniva sentita, tant'è vero che insomma non mi si chiedono piaceri, ecco, diciamo questo. Questa è una domanda interessantissima, no? Perché il termine legalità comprende il gesto eroico e comprende la quotidianità, no? E secondo me la legalità è prima di tutto un modo di porsi, è sentirsi in prima persona testimone di legalità, no? È il essere coerenti con quello che magari raccomandiamo in senso enfatico, la società dovrebbe essere più giusta, dovrebbe essere, non ci dovrebbero essere privilegi, cioè, noi siamo tutti capaci in senso generale di grandi affermazioni condivisibili tout court, diciamo, no? Perché chi è che può dire se tu dici è importante essere onesti, probabilmente nessuno ti potrà mai contestare, almeno pubblicamente. Ma quello che fa la differenza è che tu sia onesto, che la legalità sia qualcosa che ti appartiene. Per cui, ad esempio, parlando di queste parole emblematiche, io trovo senz'altro testimonianza, una delle prime cose che vedo legata alla legalità, cioè voglio dire, tu per primo devi essere portatore di determinati valori. Poi c'è anche un discorso di
legato al mettersi in gioco a livello personale. Noi non possiamo chiedere agli altri di rispettare la legge, cioè non possiamo pensare sempre, cioè non possiamo dedicare troppo tempo a commentare le infrazioni di legge sugli degli altri, no? Allora, faccio degli esempi banalissimi. Leggiamo a volte, non so, il codice della strada, il ragazzo guida i 200, cioè, voglio dire, delle robe che tutti dicono, ah, ma come, com'è possibile? Poi magari ci ritroviamo, non so, non rispettare uno stop perché abbiamo fretta e dobbiamo correre altrove. Adesso questo è uno degli esempi più banali del mondo, ma da questo potrei far risalire tantissime altre questioni. Io personalmente, soprattutto in questo periodo della mia vita, mi interrogo molto su questo, perché ho come l'impressione che tutti quanti siamo proiettati all'altro, a giudicare l'altro da noi, per cui quello sbaglia, guarda, questo comportamento non è quello giusto, questo infrange quel codice, l'altro ne infrange un altro, eccetera. E ovviamente dedicare tantissimo tempo a questa azione ne toglie delle altre per delle riflessioni personali su se stessi, che invece sono molto importanti. Quindi la legalità è soprattutto qualcosa che deve riguardare la tua persona, cioè la devi valutare, secondo me, ogni giorno, quantomeno a fine giornata, rispetto a te stesso. Poi è chiaro che possiamo parlare invece di quindi abbiamo detto testimonianza e diciamo rispetto, per me la legalità è rispetto degli altri, delle regole, dei modi di essere che non arrecano danno agli altri. Ovviamente in questo periodo si può andare su terreni scivolosi su cui non entriamo, perché vediamo, ad esempio, con grande sincerità, in questo periodo mi preoccupa moltissimo il fatto che ci si senta quasi divisi in parti opposte e ognuna delle due parti, sto parlando banalmente del vaccinati e Novax, ognuna delle due parti si senta portatrice di una verità universale, no? E non è questo il tema di cui stiamo parlando, però dico, è quell'atteggiamento di radicalizzazione lì che mi preoccupa e che credo possa essere un ostacolo per la legalità in senso ampio, no? Perché appunto siamo sempre concentrati nel cercare di vedere l'errore dell'altro e quindi manchiamo poi di rispetto, per l'appunto, e la mancanza di rispetto si esprime anche attraverso il non riuscire a confrontarsi con dei contenuti anziché degli slogan, insomma, ovviamente va a toccare un campo molto ampio di significati. Quindi il rispetto e poi la testimonianza, il rispetto, direi anche la collaborazione, un'altra cosa che mi viene da mettere in campo, no? Perché collaborando, cioè se ognuno di noi, questa tra l'altro è una questione sulla quale, credetemi, rifletto di continuo, no? Io mi chiedo sempre, una specie di mio imperativo categorico, no? Io ti dico sempre, ma qual è la parte che io posso fare? Qual è la collaborazione che io posso dare nella soluzione di un problema? Cioè, e questo è fondamentale, questo secondo me è proprio il senso anche di costruzione di legalità. Se io posso fare qualcosa che agevola il rispetto di una norma, che agevola la mancanza di un percorso, diciamo, che è un privilegio di alcuni e non di altri, se io posso ostacolare certi atteggiamenti, appunto, di mancanza di legalità, ognuno nel suo ruolo e ognuno nella sua parte, credo che veramente si riescano ad avere dei grandissimi risultati. Mi viene in mente, perché stiamo parlando, io non vorrei correre il rischio di banalizzare, ma mi sembra sempre che l'esempio quotidiano possa essere d'aiuto, però mi viene in mente, ad esempio, vengono in mente alcuni risultati economici eclatanti, no? Cioè, a chi non è capitato, forse non lo so, però dico, molti si trovano
ad avere un'offerta speciale, no? Cioè un prezzo più importante, un più diciamo basso rispetto a un'offerta che ti viene fatta, una richiesta particolarmente allettante. Ecco, chiediamoci cosa ci può essere dietro questa opportunità, no? Chiediamoci sempre se il fatto di avere un vantaggio per noi non significhi automaticamente uno svantaggio per l'altro. Adesso mi vengono in mente degli argomenti molto importanti, cito Fabio Ciconte perché sta facendo un lavoro secondo me egregio e assieme a lui tanti altri, però legato al caporalato, allo sfruttamento della manodopera, eccetera, insomma. E cito anche il suo libro legato appunto alla ricerca del prezzo speciale del pomodoro, no? Cioè, e si dice quando fai la spesa tu scegli, perché se il adesso anche qui stiamo in una semplificazione veramente ai massimi livelli, però non ha se rincorriamo un prezzo sempre più basso e inferiore anche a quello che umanamente può essere pensato per un prodotto, ovviamente spingiamo qualcuno che vuole trarre guadagno a prevaricare i diritti di qualcuno, insomma, no? Ultimamente mi è capitato di commentare la problematica delle morti sul lavoro. È chiaro, un problema grandissimo, no? Un problema enorme, però mi chiedo anche lì se poi il mercato non spinga verso un risparmio troppo forte. Cioè ogni volta che noi chiediamo che un qualunque articolo di mercato abbia un prezzo inferiore, ma anche proprio penso anche ai rapporti di lavoro, no? Noi in definitiva andiamo ad autorizzare una prevaricazione, insomma, e questa è una riflessione che andrebbe fatta, secondo me, anche quando chiediamo una collaborazione a un professionista, voglio dire, no? Adesso io ho questa abitudine di mischiare tanti argomenti di piani diversi, però mi sembra che arrivino tutti poi a un significato importante. Ecco, diciamo questo, provo oggettivamente un dispiacere, perché a chi non piacerebbe pensare di essere immune da un problema quasi per, come dire, provvidenza divina, no? Quindi chiaro che vorrei che così non fosse, però non provo un particolare stupore, no? Un po' perché mi interesso di questi temi da tempo e devo dire che io sono al secondo mandato e ho proprio visto nascere anche questa iniziativa del GAL, ho sempre partecipato, eccetera. Ho il grande pregio, privilegio, di essere amica proprio a livello di amicizia personale di Enzo Ciconte, che è stato uno dei primi a scrivere di queste infiltrazioni e darne testimonianza. Quindi da tempo seguo le vicende anche legate ai nostri territori e credo che sia sempre importante rimarcare questo aspetto. Non significa, badiamo bene, stiamo attenti, non significa che in Emilia nulla si fa per contrastare questo aspetto, no? Cioè non è che siamo terra di arrembaggio, perché mi vengono in mente certe lezioni fatte anche all'interno del GAL di Enzo Ciconte, che dice: non dimenticate che ci sono stati amministratori che hanno saputo dire di no, cita episodi importantissimi. Quindi la semplificazione, torniamo a un discorso che ho fatto all'inizio, del tutto corrupto. Tutti corruttibili allo stesso modo. Ovviamente non faccio affatto una questione di nord e sud, ma lo faccio come senso generale, non mi sta bene per niente. Voglio dire, ci sono state risposte molto precise anche al tentativo di infiltrazione nel nord, anche proprio da parte di amministratori locali, e si deve solo essere fieri di questo. Però mi chiedo quale presupposto possa solo far pensare che un meccanismo così potente come quello appunto
della mafia, che sappiamo tutti che poi è diventata mafia economica, cioè soprattutto rivolta a degli aspetti di mercato che possono essere ad esempio il riciclaggio di denaro, problema importantissimo. Ecco, mi sembra che ci sia un collegamento anche con i discorsi fatti prima. I nostri emiliani operosi, ma parlo anche di imprenditori magari stimatissimi, eccetera, forse si sono visti proporre affari a cui avrebbero dovuto saper dir di no perché erano troppo vantaggiosi, no? Cioè, mi dispiace che non sia tema corrente questa riflessione, no? Come si fa a dire credo che sia normale che mi vengano a offrire chissà quale affare è così conveniente senza fare qualche riflessione in merito? Quindi io penso che in Emilia o comunque nel Nord, ma comunque in Emilia perché è una realtà che conosco meglio, ci siano gli anticorpi, no? Penso al processo Emilia ad esempio, no? Il processo Emilia è proprio la dimostrazione che non si è negato, non ci si è voluti arroccare su qua non può succedere, tutt'altro, anzi parliamone, mettiamo in piazza proprio queste tematiche, perché solo in questo modo che possiamo ampliare la riflessione. Poi sono anche convinto che tante azioni messe insieme forse possano rendere anche meno appetibile il nostro mercato, perché se noi riusciamo a trasmettere di essere meno permeabili, diventa anche più complesso per chi è tanto bravo a occuparsi di infiltrazioni, però forse diciamo diventiamo meno appetibili come interlocutori. Io credo che questo possa giovare, insomma. Però lo stupore non è stato massimo, diciamo. Beh, allora, ovviamente si parla di mafia e quanto è stato scritto, quanto è stato detto, quanti convegni, quanto bel cinema, ad esempio, è stato fatto su questi temi. Io mi ricordo ad esempio un bellissimo dialogo che ci fu di Marco Tullio Giordana con gli studenti delle nostre scuole sassolesi durante uno degli incontri del GAL, per dire. Allora, insomma, come non citare i 100 passi di Peppino Impastato, una figura ad esempio che secondo me ha molto da dire ai nostri ragazzi, ha molto da... Cioè, pensare che questa persona attraverso i mezzi di comunicazione locali potesse avere questo grande sogno comunque di non stare zitto in un contesto che rendeva difficilissimo parlare. Questo per quello che riguarda insomma il nostro cinema, potrei citare un sacco di altri esempi, però io penso ad esempio a C'era una volta in America, che per me è un film capolavoro nonostante tutto, il film Sergio Leone, oppure Quei bravi ragazzi, insomma abbiamo un sacco, ma tutta la saga del Padrino, insomma è evidente che questi grandi colossal, perché in questo caso stiamo parlando di film che poi sono diventati dei classici a tutti gli effetti, giocano sul margine, no? Perché poi chi è che non pensa che Robert De Niro in fondo insomma, sia un personaggio così accattivante? Ecco, in quel tipo di cinema credo che ci sia anche un rischio di, come dire, di motivazione eccessiva delle ragioni che hanno portato queste persone, insomma. Sono film interessantissimi, a mio modo di vedere, da un punto di vista cinematografico. Poi il fatto di, come dire, essere quelli che ti fanno fare una riflessione sugli argomenti, credo che siano magari altri film, penserei a altri film. Poi cito per tutte anche un serie...
una serie che io trovavo geniale, che era I Sopranos, che io ho visto, rivisto. Ecco, io trovo l'efficacia della, come dire, ridicolizzazione di questi personaggi nella loro... Neanche ridicolizzazione non è il termine giusto, però io ho fatto chissà quante riflessioni su questa serie, che consiglio vivamente, perché vedi un episodio e ti sembra che si simpatizzi, no? E poi invece lo segui e ti rendi conto che ogni occasione è buona per far vedere la pochezza poi di questi personaggi, la mancanza anche di quei valori morali che vengono sbandierati, perché poi invece si uccidono tra fratelli, insomma, non è così. Ecco, io I Sopranos, ad esempio, lo consiglierei tantissimo. Per quello che riguarda i libri, vabbè, è chiaro che, data la mia età anagrafica, senz'altro ho amato Sciascia e soprattutto l'ho seguito, e senz'altro è stato un personaggio che forse in maniera... Diciamo, il giorno della civetta di per sé ti fa capire un sacco di cose, ecco, per cui se dovessi parlare di un libro che, insomma, ben descrive un contesto, eccetera, proprio perché forse i ragazzi non leggono più Sciascia, mi viene da pensare, io il giorno della civetta senz'altro lo consiglierei, così come un altro Sciascia, insomma. E anche qui voglio di nuovo citare il mio amico Enzo Ciconte, perché invece quando si parla di saggi io credo che lui, così come mi viene in mente anche Giovanni Tiziana ad altro livello, anche lui spesso ospite del Gali, insomma, sono scrittori che hanno dato delle testimonianze molto molto importanti su questi fenomeni. Però I Sopranos, guardateli. Bello, è bello che si faccia una domanda che ti inchioda, no? Hai detto tanto, adesso dici tu cosa fai nel quotidiano. Io, ad esempio, nel quotidiano, questo me lo sono imposta da tempo, cerco sempre di non rincorrere l'affare. Insomma, sembrerà una stupidaggine, no? Però è evidente che anch'io cerco le buone, la convenienza negli acquisti e tutto quanto. Però ho preso l'abitudine di interrogarmi quando un prezzo o una condizione mi sembra particolarmente appetibile, no? Perché mi chiedo cosa eventualmente ci possa stare dietro, ma questo secondo me è un buon esercizio, e soprattutto cosa mi dà questa forma di risparmio rispetto a un rischio che poi vado a correre di incrementare un certo tipo di pressione economica, perché la pressione economica secondo me ha molto a che fare con la legalità, ha molto a che fare con il mondo del malaffare e tutto il resto, no? Cioè, per cui la prima cosa, quello lo faccio spesso e volentieri, insomma, e di solito cerco anche di non vedere il pericolo solo nel pericolo conosciuto, non so come dire, no? Cerco di andare, di fare qualche riflessione in più. Poi l'altra cosa che faccio, e cerco di fare, ma con impegno, è quella di essere credibile, ed essere a livello istituzionale credibile come individuo, soprattutto per quello che riguarda i giovani. Cioè, mi piace molto, veramente, devo dire che è una soddisfazione che, grazie al cielo, ho provato più di una volta. Mi piace molto quando mi accorgo di riuscire credibile, no? Cioè, far capire che sono temi che mi stanno veramente a cuore. Ad esempio, quando accolgo progetti, io in questo caso parlo a livello del mio ruolo di amministratore, no? Il fatto che, ad esempio, il GAL è nato esattamente il primo anno in cui io sono stata, ed è un progetto di distretto, un progetto sul territorio, eccetera. Ecco, mi piace che siamo ancora qui a fare programmi, progetti, che non siamo usciti, mi piace che si sia usciti da una settimana sola, si sia arrivata a, cerchiamo di segnalare le azioni legate al GAL, insomma. E quindi
quello è un altro aspetto che cerco di coltivare più che posso e nei miei limiti, insomma. Dare anche delle opportunità di riflessione a chi mi contatta nel mio ruolo di amministratore. Sì, allora guarda, sarebbe banale dire anche qua che sono veramente legate a tante iniziative, perché tante ne sono state fatte, tante ne verranno fatte ancora. Ricordo moltissime partecipazioni, mi ricordo di una bellissima passeggiata che abbiamo fatto una volta con i ragazzi partendo da Casa Corsini in una bella giornata di sole, arrivando al castello dove c'era Vincenza Rando ad accoglierci e ha parlato con i ragazzi in maniera veramente coinvolgente. Poi posso parlare delle nostre cittadinanze onorarie che sono state sempre scelte con questo criterio. Penso a un incontro veramente entusiasmante con Don Ciotti e poi penso a Federica Angeli, ma penso anche a un incontro a Dario Vassallo, ma questo mi fa pensare a un momento appena accaduto. Noi con l'ennesimo Film Festival abbiamo dedicato un pomeriggio di recente a ricostruire le tematiche care a Dario Vassallo in una giornata in cui erano presenti anche Elly Schlein, il vicepresidente della regione. È una cosa che ho sentito molto da vicino, perché capivo che era un intervento sentito dai presenti e insomma mi pare che sia arrivato bene il messaggio. Poi ripeto, mi ricordo una bellissima collaborazione che è andata avanti per del tempo con anche dei gruppi il gruppo Io Lotto che faceva capo alla Campania, e per cui abbiamo fatto, mi ricordo, un'iniziativa del Facciamo un pacco alla Camorra, ne potrei citare tantissime. Diciamo che secondo me è assolutamente utile mantenere questo filo, no? Cioè, che le amministrazioni del distretto riescano comunque a trascurare mai questo tema della legalità. Noi quest'anno, altra cosa che ho gradito moltissimo, abbiamo aperto la stagione al castello con uno spettacolo teatrale che avevamo rimandato causa Covid, insomma era stato rimandato in più occasioni purtroppo. L'abbiamo fatto dedicato al libro della Caterina Chinnici, figlia del magistrato Rocco Chinnici. È stata veramente una testimonianza commovente, sentivi proprio il pubblico coinvolto e secondo me anche il tributo, ecco, anche forme di tributo a chi bene o male si è sacrificato per la cittadinanza intera, non è mai retorico se è costruito con sincerità e con partecipazione. Anche questi spettacoli che diventano poi tributi veri e propri a questi personaggi non sono mai di troppo e mai scontati. Ecco, scusate perché me ne vengono in mente veramente tanti. Pochissimi giorni fa siamo andati nelle nostre scuole qua di Crociale, le Guidotti, perché si inaugurava una mostra molto interessante di Gianni Rodari, ma assieme a quello abbiamo inaugurato un corridoio della legalità che i ragazzi hanno dipinto con alberi che insomma rappresentano il radicamento di azioni legali. È stato un momento commovente sentire i ragazzi delle varie classi che parlavano di questa iniziativa, di come li avesse interessati, poi vedere la scuola che si abbellisce, cioè si abbellisce per mano degli studenti e degli insegnanti, sia da un punto di vista visivo, ma soprattutto da un punto di vista di contenuti. Sono cose che danno proprio senso al tuo lavoro e al tuo impegno. Ho visto nascere il Gale e chissà, dentro di me mi sembra che sia ormai un tipo di impegno che i comuni si sono presi e che non abbandoneranno. Non è così scontato, ci tengo a sottolinearlo, perché è molto importante prima di tutto che
generiamo nuove idee, nuovi coinvolgimenti, nuovi modi di proporci. Ad esempio, per me il fatto che questa intervista diventi poi archivio, diventi archivio di quello che si sta facendo, perché proprio i nostri sforzi non siano vanificati in una serata, in un incontro. Cioè, secondo me il fatto che il distretto partecipi a questa, al Galle, e che sia nato come discorso di distretto, non va minimamente vanificato e non va dato per scontato. Cioè, dobbiamo proprio continuare a impegnarci su questo tema, perché prima di tutto questo tema ne genera anche altri. Una questione che proprio mi sento di sottolineare è che collaborare per il GALT ha poi permesso di collaborare anche per altri progetti. Insomma, ci ha dato anche la metodologia, ci ha dato, insomma, la conoscenza, il fatto di vederci, di incontrarci, quindi anche tra amministratori, conoscerci meglio, conoscere le associazioni del territorio, magari quelle del comune a fianco, che forse non avresti avuto modo di conoscere. Poi, quest'anno, ad esempio, la scelta di poi non vedere disperso, o comunque sparso, neanche disperso, sparso questo materiale importante che abbiamo poi messo insieme nel tempo, è stata, secondo me, una scelta importante. Non mi andrebbe di non dare nulla per scontato, no? E soprattutto di non dare nulla per ripetitivo, per già visto. Cioè, non siamo... quando parliamo di legalità non stiamo facendo il ballo in piazza, voglio dire, parliamo di temi che vanno ribaditi, vanno ripensati, vanno proposti ai giovani e alle giovani generazioni. Non dobbiamo mai pensare che sia inutile, perché questo è un insegnamento che ho sentito da tanti che sono venuti a parlare di legalità. Non diamo nulla per scontato, ripetiamoci volendo anche fino all'esasperazione, ma cerchiamo di tenere il contatto e, come dire, anche la collaborazione. Io addirittura, lo dico con grande sincerità, mi piacerebbe fare rete anche con le province limitrofe, insomma, voglio dire, non credo che tutto si possa esaurire nell'esperienza del singolo comune, ma neanche del singolo distretto. Credo che, anzi, a me piacerebbe andare su questa strada, insomma. Quindi è un augurio, ma anche una promessa di impegno da parte mia. Questo impegno non riguarda solo i comuni, gli amministratori. Per me, ad esempio, è una grandissima soddisfazione vedere che le dirigenti scolastiche sul nostro territorio costantemente ci chiedono una collaborazione in questo senso, costantemente chiedono che l'amministrazione porti degli stimoli ai ragazzi e viceversa, cioè ci chiedono anche di ospitare le iniziative che vengono fatte nella scuola e dare, che so, il teatro a disposizione. Anche lì mi viene in mente un altro bel incontro sempre con Vincenzo Rando, che riuscì veramente a incantare i ragazzi, no? Allora, la collaborazione con le scuole, ovviamente per quello che riguarda le superiori dobbiamo riferirci invece a Maranello, Sassuolo, eccetera, dove però vanno i nostri ragazzi, il territorio è vasto ed è di tutti, insomma. La collaborazione con le scuole è fondamentale. L'idea che le nostre dirigenti scolastiche ci sollecitino sempre in questo senso, per me è grandissima fonte di soddisfazione, e di questo le ringrazio con grande convinzione.